stato, diciamo, un concorso di impegno da parte un po' di tutti i cittadini virtuosi che hanno segnalato la questione, la commissione che ha approfondito la questione, l'assessorato, i tecnici, Giometro Costantino che si è occupato e, diciamo, ha reperito anche i fondi, e alla fine, insomma, c'è stata un'operazione concreta. Ovviamente probabilmente qualcuno si aspetterà appunto il rifacimento del lungomare, ma l'assessore lo disse già nell'intervento sulla stampa, questo attiene a opere, diciamo, di più grande levatura. Per il momento anche qui si è cercato di tamponare la situazione e quindi di sostituire o integrare i tubolari della riviera, i tubolari mancanti. Questo è quanto dovevo riferire. Per quanto riguarda la richiesta di Sassarelli e Pigro dell'incontro con il sindaco, ho avuto qualche difficoltà a fissare la data, però è in cuor mio quello, diciamo, che voi avete richiesto di realizzarlo quanto prima, cioè l'incontro pubblico a San Pietro. Questo per quanto mi atteneva a dire. Insomma, adesso se ci sono altre comunicazioni c'è Limongelli che chiede la parola e poi di me. Ma io ho la prima io solamente. Ed è farlo prima io, però. No, no, chiedo scusa. Ed è prima io mi spiegherei. Questo è un momento tanto vecchio, quanto annoso, quanto costituito. Mi ricordo un paio di anni fa, ovvero quando eravamo ancora nella precedente consigliatura, ovvero quando apprendemmo del finanziamento dell'opera riferita veramente al nodo ferroviario e quindi anche dell'interramento dei binari in trinceo e in altri modi. In quella circostanza erano qui presenti l'assessore ai trasporti della Regione Puglia, l'assessore all'urbanistica del Comune di Bari ed altre autorità. E si convenne, tutto questo costituì impegno dalle autorità, da parte delle autorità competenti in quella occasione, in attesa che poi l'opera, speriamo, verrà realizzata molto presto, di creare un sistema di segnalazione rivolto agli utenti, ai cittadini, agli automobilisti in particolare, rispetto alla posizione dei passaggi a livello, per chiusi, aperti, oppure chiusi, e con quanta attesa da affrontare come relativa e annessa pazienza. Poiché questo è una questione veramente importante sentire la cittadina, io chiedo di ricordare questa promessa e magari spingere affinché questo tipo di impianto di segnalazione venga effettivamente realizzato, anche perché non credo che comporti una spesa tanto alta per poterla sostenere. Grazie. Grazie. Sì, abbiamo risolto il problema di domare Santo Spirito. Però ieri sera in prima persona ho potuto notare che ancora sulla spalliera di quel muro dove le dissi dove c'è quel messaggio, insomma, di barche come continuazione del porto, quindi a pochi metri da quelle stesse transenne dove c'era quella falla, non è ancora stato preso alcun provvedimento e né purtroppo sono riuscito ancora a avere risposte da notte. Ringrazio. Presidente, stamattina ho rilevato personalmente alla presenza anche di altri consiglieri, sia della maggioranza che dell'opposizione, l'allocazione di una cabina destinata a cabina elettrica, se non sbaglio. C'era scritto, insomma, cabina elettrica, è quasi certa, insomma. Per allocare questa cabina elettrica è stato aperto il muro di cinta, quindi io presumo che questa cabina probabilmente non rientrerà nel progetto. Per cui, Presidente, lei si attivi per quanto di sua competenza, io lo farò per quello che è nella mia, per verificare perché e per come questa cabina, che, come dire, per quanto mi riguarda è un pugno nell'occhio
sul fronte spesso della terra. Magari se ci sono proprio richieste più precise dei posti, diciamo, delle... Lo, magari...